Buonasera, domani sabato 8 ottobre la chiesa ricorda i santi Sergio, Marcello e Apuleio, martiri. Il sole sorge alle 6.15 e tramonta alle 17.40 minuti. La luna si leva alle 3.44 e cala alle 6.36. Ottobre era considerato in passato il mese più adatto per far ingrassare il maiale. Infatti le ghiande che in ottobre cadono abbondanti dalle querce erano il nutrimento ideale per i maiali. Vento d'ottobre grida come l'orco e fa cascare la ghianda che fa ingrassare il porco. Nell'ottobre 1936 si conclude, dopo un'intensa corrispondenza durata quasi 25 anni, il carteggio tra Vassili Kandinsky e Arnold Schönberg, considerati rispettivamente i massimi rappresentanti della pittura astratta e della musica atonale all'inizio del Novecento. La corrispondenza tra i due artisti testimonia la profonda analogia nell'evoluzione artistica e nella ricerca del pittore russo e del compositore viennese, ambedue impegnati in un progetto d'arte totale, inteso a valorizzare la quintessenza del colore e del suono al di là di ogni residuo contenutistico. La dissonanza di Schönberg, cioè la mescolanza di suoni risolti in pura espressione e gesto, corrisponde al tentativo di Kandinsky di eliminare ogni elemento figurativo dell'oggetto per dare posto soltanto a dei puri contrappunti di linee e di colore. Sul piano teorico, i due artisti si propongono di mettere a nudo gli strati profondi della coscienza, rinunciando alla rappresentazione della bellezza in favore della verità e abbandonando l'interpretazione della realtà oggettiva per una comunicazione spirituale puramente lirica. A dare notevole rilievo allo scambio epistolare tra i due artisti è la particolare affinità tra impressioni cromatiche e sensazioni sonore in cui sia Schönberg sia Kandinsky credono. Mentre infatti i quadri di Kandinsky si ispirano a ritmi musicali, le composizioni di Schönberg tendono a inserire nella musica l'elemento spaziale proprio della pittura. Non a caso Schönberg praticò con entusiasmo anche la pittura e i suoi quadri, per lo più ritratti e autoritratti di aspetto fortemente visionario, in cui lo sguardo assume un particolare rilievo, furono apprezzati da Kandinsky. Nella loro ricerca vi è un altro elemento di affinità, l'ideale antimaterialistico di fondo mistico e religioso che tende a dissolvere l'oggetto nel libero gioco del suono e del colore. La dissonanza pittorica e musicale di oggi non è altro che la consonanza di domani, scrive Kandinsky. Schönberg replica: l'arte appartiene all'inconscio. Bisogna esprimere se stessi, esprimersi con immediatezza. Il carteggio tra Schönberg e Kandinsky, oltre agli argomenti estetici, ha per oggetto lo scambio di quadri e manoscritti, l'organizzazione di mostre e concerti, la collaborazione al movimento del Cavaliere Azzurro e una serie di giudizi sui movimenti artistici dell'epoca, che offre un singolare spaccato sull'intensa vita culturale a Vienna e a Monaco agli inizi del secolo. La corrispondenza, che raggiunge la punta più intensa tra il 1911 e il 14, si dirada negli anni successivi, ma le affinità elettive tra i due grandi maestri dell'avanguardia fanno del loro carteggio un prezioso documento per l'interpretazione di un momento fondamentale nell'evoluzione musicale e pittorica di questo secolo. Non tutto quello che mangiamo viene assimilato dall'organismo. Per esempio, le fibre contenute nella frutta, nella verdura, nei cereali, nei legumi, transitano semplicemente nel nostro organismo dopo aver ceduto il loro carico di proteine, vitamine e minerali. Ma questa azione di transito è utilissima, perché funziona come una morbida scopa che si porta via dall'intestino i residui del cibo. Un'azione che è anche considerata protettiva nella prevenzione dei tumori.
Il Vangelo è un libro importante anche perché troviamo in esso la fonte di molti nostri modi di dire correnti. Diciamo la via crucis del pensionato, diciamo il calvario del malato che corre da un ospedale all'altro, mentre la USL si comporta come Ponzio Pilato. Gli irriducibili delle BR hanno definito Giuda i compagni pentiti. Quando uno soccorre chi è in pericolo, mentre gli altri scappano, diciamo che si è comportato come il buon samaritano. Nel Vangelo di Luca si legge che un viandante fu percosso dai briganti, derubato e lasciato in strada sanguinante. Passarono prima un sacerdote, poi un levita, i quali tirarono dritto. Finalmente passò un samaritano che si curvò su di lui, gli medicò le ferite, lo caricò sulla sua cavalcatura e poi lo portò in una locanda. Nel governo nostro, i ministri della spesa, prima di prendere un'iniziativa, devono avere l'autorizzazione del ministro del tesoro, sul quale si scaricano le richieste degli insaziabili colleghi. Allora diciamo che il ministro del tesoro è il Cireneo, costretto a portare pesi non suoi. Perché Cireneo? Apriamo ancora il Vangelo di Luca e leggiamo che i giudei durante la via Crucis, virgolette, mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù, virgolette. Il cireneo Simone, tutto sommato, ha avuto più fortuna, è diventato immortale, mentre del ministro del tesoro, caduto il governo, non parla più nessuno. Buonasera. L'amore, se lo si giudica dalla maggior parte dei suoi effetti, assomiglia più all'odio che all'amicizia.